Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti ragazzi, anzi quasi buonasera oramai. Bene, bene. Allora, intanto che attendiamo che arrivi un po' di gente, tu da dove sei collegato oggi, Michele? Io sono collegato da Potenza, Ah, sai dove bene, in fondo bene, scendi e poi bene. quando si scende Peraltro, una delle poche regioni, la tua, in cui ci sono stati oggi zero contagiati. sì, sono 5-6 giorni che a Potenza non ci sono contagi, però non ci sono né contagi né esseri umani, ecco perché non ci Sei sono contagi. Quindi è facile uno così, dei insomma. pochi. Sì, siamo rimasti 6 o 7 praticamente. Così. Tu sei a Roma? Io sono a Roma, sì. Sono a casa, nello studietto del piano sopra. Bene. Bene, bene, io sono in ufficio invece. Anzi, mi sposto anche un po' così mi vedete meglio. Opla. Voilà. Ok, allora direi, tanto che arriverà un altro po' di gente, direi che ci possiamo iniziare a presentare. Allora, intanto grazie di cuore per essere qua con noi, Michele, oltre che un carissimo amico, per chi non lo conoscesse, ma anche se penso li conoscano tutti, in Italia è un grandissimo esperto di crowdfunding e fundraising, peraltro si è Modisca Comunicazione. Una realtà che sta crescendo tantissimo in questi ultimi anni e che sta operando ormai un po' in tutta Italia e anche fuori. E, quindi per me è un onore averti con noi. Peraltro, per chi non lo sapesse, Michele è anche uno dei nostri mentor, quindi in Connect si occupa proprio di seguire startup a livello di mentorship e coaching e seguire proprio le campagne che seguiamo su varie piattaforme di crowdfunding. Allora, lascerai sicuramente intanto farti fare una breve presentazione di te, perché ti ho detto proprio alcuni flash, ma ci tengo che insomma tu racconti un po' di più su chi sei. Allora, grazie Massimo a te per l'opportunità di fare una chiacchiera. Insomma, questi ultimi giorni abbiamo fatto diversi momenti in video perché ci è rimasto solo quello, ci è rimasto il video per connetterci al resto del mondo. Allora, come dicevi tu, sono circa 5 anni che mi occupo di equity crowdfunding proprio, in particolare anche un po' di reward, ma soprattutto equity. E abbiamo curato una trentina di campagne, tra l'altro alcune ci stiamo anche lavorando insieme con te. E, diciamo che quello che mi appassiona di più dell'equity crowdfunding è che è sicuramente uno strumento molto meritocratico, cioè se si lavora bene su una campagna, con relazioni, con il giusto tone of voice, sicuramente ci sono molte più opportunità che non quando si va a lavorare con un venture capital dove non si capisce mai bene perché ti dicono di sì o perché ti dicono di no. E quindi nel caso del crowdfunding invece secondo me si riesce a esprimere un valore dal punto di vista diciamo meritocratico, cioè raccontare bene l'idea, mantenere la comunicazione con i piccoli investitori e ovviamente spendere bene i soldi, che questo diciamo, sarebbe un buon obiettivo. Certo. Quando mi occupo di equity crowdfunding cerco sempre di lavorare sulle campagne dall'inizio perché secondo me è molto importante non solo comunicare, quindi non solo spingere e dire agli investitori investite, 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 quanto invece costruire un round di investimento, quindi capire qual è la giusta valutazione, capire quali sono gli strumenti, qual è la community su cui stiamo cercando di ottenere un risultato, che non è detto che debba essere una community di persone già avvezze a finanziare attraverso l'equity crowdfunding, potrebbe essere semplicemente una platea che è interessata a quel servizio che tu offri, quindi potrebbe essere una platea che tu non ti immaginavi, potrebbero essere dei clienti, degli stakeholder, delle persone che utilizzerebbero il servizio. Quindi la cosa interessante è andare a scovare e non accontentarsi della community, magari della piattaforma su cui si decide di fare la campagna, perché quelli sono super sollecitati già da tutti. Diciamo, non sono neanche tantissimi in Italia, per cui c'è ancora spazio per intercettare nuove platee, nuove persone. Certo. Ascolta, visto che tu ormai sei... Da quanti anni sono che sei nel settore del crowdfunding? Quando hai iniziato? Ho iniziato 5 anni fa, Penso. circa, Un proprio sì. pioniere in Italia, calcolando che Consob ha normato, che era il 2013, in Sì, Italia la... nel 2012 una primissima
normativa, poi 2013, poi è stata aggiornata negli anni successivi. Tieni presente che c'era ancora Siamo Soci, ma Macroud sostanzialmente è arrivata dopo, è nato nel 2000, sì. Diciamo 2000, esatto, e per quindi cui è nel proprio uno dei primi. Fatto noi la... Esatto, sì. Diciamo, considera che quando abbiamo fatto noi la prima campagna ne erano state fatte 6 o 7, quindi era veramente un terreno completamente nuovo. E devo dire che diciamo si avevano anche grandi soddisfazioni proprio per questo, perché c'era una grandissima allora, da un lato nessuno lo conosceva, però dall'altro c'era comunque una grandissima attenzione, meno campagne, quindi infatti alle persone che hanno fatto un round 5 anni fa di equity e poi ne hanno fatto un altro l'anno scorso, loro stessi hanno visto una differenza mostruosa tra andare su un pubblico che non era ancora consapevole e quindi guardava a malapena i documenti. Oggi sicuramente quel pubblico si è saturato, magari hanno fatto già 10 investimenti e oggi si tende ad andare su un pubblico nuovo proprio per quel motivo, quindi sì, abbastanza, ci siamo arrivati abbastanza presto, ecco. E senti, chiaramente il crowdfunding si è evoluto, no? In questi anni è cresciuto, come appunto stai raccontando, si è modificato. A che punto è oggi il crowdfunding? Se ti chiedessi un po' qual è lo stato dell'arte oggi in Italia, anche perché anche a livello di numeri è cambiato molto, diciamo, anche sugli ultimi 2 anni soprattutto hanno avuto un grande, grande salto, quindi è chiaro che siamo ancora distanti dal mondo anglosassone, però comunque cominciamo a avere dei numeri che si stanno quasi avvicinando come, non solo come crowdfunding, ma proprio come investimento al famoso miliardo, no? Che in Italia sembra qualcosa di irraggiungibile. Quindi a che punto è oggi, secondo te? Allora, guarda, la cosa interessante te la dico ragionando proprio sul tema Covid. E cioè, quando è partita questa, diciamo, quando è partito il lockdown, ovviamente tutti avevano messo la croce sul crowdfunding, dicendo, ok, è finita. Io feci un'intervista a Dario Giudici, che è il CEO di Mamacroud, e con lui proprio qualche giorno dopo... Sì, l'avevo seguita un mesetto fa. Un mesetto fa, sì, qualcosina in più. E ovviamente grandissima preoccupazione anche da parte degli operatori. Sì, anche Dario raccontava, era molto preoccupato. Esatto, era preoccupato perché proprio perché, come dici tu, si era in un momento molto crescente. Diciamo, considera che su Mamacroud parliamo di un successo di campagna che sta intorno al 95%, sì. Cioè un livello altissimo di successo delle campagne. Calcola, Kickstarter sta a 67, se non erro, il 2019, per cui parliamo di un livello superiore a Kickstarter, cioè la prima piattaforma. Quindi... Esatto. E se ci, diciamo, mentre in Inghilterra questo dato è molto più basso, gli investimenti sono molti di più, gli investitori solo a Londra sono 30.000, invece in Italia sono 10.000, quindi è chiaro che è un livello di maturità molto più alto quello di altri paesi, ma è anche vero che è molto più competitivo. Cioè in Italia, io ho visto, detto sinceramente, ho visto campagne abbastanza inguardabili arrivare al risultato. Cioè campagne dove c'era un pitch così così, su piattaforme che sinceramente hanno anche un'esperienza utente che a me personalmente non piace, non mi piace proprio l'esperienza di investimento, certo. Non faccio nomi perché insomma non si fa, però voglio dire, tra le 5-6 piattaforme ci sono alcune dove è proprio difficile investire, nonostante questo diciamo, queste aziende sono riuscite a raccogliere proprio perché un po' c'è, scatta l'effetto che se non stai raccogliendo a costo veramente di andare a prendere i soldi dagli amici e dai parenti uno per uno, cioè scatta anche il famoso family and friends. Tanto è vero che io lo dico spesso, la piattaforma di equity crowdfunding è anche un sistema, voglio dire, pulito di attivazione dei family and friends. Cioè se tu devi andare dai family and friends con la manina a dire mi dai 5.000 euro, come te li danno? Devono venire dal notaio, ti fanno un bonifico? No, tu dici allora questa è la campagna, mi sostenete perché siamo in campagna, è anche più, diciamo, un meccanismo anche più pulito. Sì, ma è trasparente anche per loro, no? Esatto. Perché calcolando che il 90% fallisce in 3 anni, invece di andarci a litigare fra 3 anni, quando magari il tuo progetto è andato male, almeno hai formalizzato e si sentono parte di un gruppo, non sono solo gli amici che ti hanno fatto il favore. Infatti lo dico sempre anch'io questo, quindi... È così. E quindi, per tornare a alla tua domanda, ecco, volevo dire che nonostante il crowdfunding, diciamo, sia stato dato per morto a marzo, dicendo che questa sarebbe stata la fine, nonostante questo, in questi giorni si stanno chiudendo in maniera positiva 7 campagne. Sì, è vero.
Quindi, diciamo, tre su Mama Crowd, c'è la campagna fantastica di Playwood, loro sono bravissimi, Stefano, loro fanno dei ganci che consentono, attraverso questi ganci, tu puoi costruire con del legno semplicissimo, mobili, librerie, stand fieristici, noi li abbiamo usati anche a Maratea, cioè un prodotto bellissimo, e loro hanno raccolto, se non sbaglio, sono a 170. C'è la campagna di Yacchio Fai, che è una bella campagna. Perché sì, conosco di... Giovanni, che peraltro tutti i problemi poteva aver avuto con gli discorsi della Cina, invece è andato alla grande, alla grandissima. È stato veramente bravo, sì, confermo. Esatto. Quindi, secondo me, per il crowdfunding è un bel momento, e dopo questa battuta d'arresto comunque c'è stata, perché che vuoi, senti, la gente quando deve decidere tra, cioè l'incertezza è, non so se sopravvivo, non so se mangio, o non so se faccio il crowdfunding, diciamo che poi la scelta è abbastanza semplice, però passato questo momento secondo me si ritornerà, anche perché secondo me sarà uno strumento necessario per ripartire, perché le start-up si sono e non hanno soldi, finché avranno soldi dallo Stato. Quindi secondo te adesso più che mai potrebbe essere proprio importante far ripartire le startup sfruttando il crowdfunding, sia in equity sia in reward? Assolutamente sì, se ci pensi c'è anche ci sono due effetti secondo me in questo momento. Un effetto, se vogliamo, resilienza da parte di tutti, cioè siamo stati talmente down, siamo stati talmente chiusi, ti parlo di investitori, certo, ti parlo di startup, e se ci liberate, voglio dire, come un elastico, ci rilanciamo ancora più in avanti, cioè certo, c'è voglia di farcela, capito, ancora di più, perché probabilmente c'eravamo un po' tutti rilassati. Certo. Tu pensa che ti racconto un aneddoto: noi stavamo per lanciare una campagna il 1 marzo, io ero andato a Milano, avevo fatto anche gli scatti fotografici, di cui conservo un discreto ricordo, perché li avevo fatti con un figaccione, insomma, che è Zlatan Ibrahimovic. Io non sono un tifoso di calcio, insomma, però dai, è comunque un personaggio. E ho fatto questi scatti perché avevamo dovuto lanciare una campagna con lui come testimonial. Abbiamo fatto il video anche a lui, e ovviamente questo materiale non è più utilizzabile, perché l'abbiamo bloccato, cioè loro hanno deciso di bloccare la campagna. Secondo me, voglio dire, avrebbero potuto non bloccarla, però sai, poi quando il cliente decide, non è che puoi fargli, cioè, certo, è semplice fargli cambiare idea, ecco. Quindi secondo me può essere veramente un bel momento, magari utilizzando anche un po' la leva, non il pianisteo, certo, però la leva per dire aiutateci, cioè aiutate l'ecosistema dell'innovazione, certo, aiutate la nostra startup. Se si tratta di prodotti healthcare, o se si tratta di prodotti che hanno a che fare con e-commerce e diciamo anche digital, secondo me è pazzesca questa, certo, cosa. Ma guarda, mi hai detto comunque, hai affrontato un argomento importante, che è quello dell'incertezza, no? Nel senso, magari adesso diamo una spoilerata alle persone che sono collegate. Questo è uno spoiler, ovviamente. Pensate, noi di Connectia proprio, ci sta seguendo Michele, stiamo ragionando proprio su una grande campagna che vogliamo lanciare proprio prima dell'estate, abbiamo rimandato a settembre. E proprio perché, diciamo, l'incertezza spesso ti porta ad evitare, no? Problematiche che possono, diciamo, non essere in qualche maniera gestibili. Quindi anche noi stessi abbiamo preferito rimandare di 3 mesi la nostra campagna, proprio per evitare, diciamo, qualsiasi, diciamo, limitazione. Io vivo di eventi, no? Tanta gente mi segue negli eventi, quindi mi piace proprio il contatto, no? con la mia community, con il mio pubblico. Quindi raccontare il mio progetto mi piace farlo live, per cui abbiamo deciso di spostarla. E come questo, ho visto come noi tanti hanno optato, ecco, tu hai fatto un altro esempio di cui poi peraltro mi avevi parlato, quindi me lo ricordo. E i ragazzi di Avvocato Flash che sarebbero dovuti partire infatti da no, ma poi ho parlato anche con altre piattaforme in questo periodo, e quello che ho visto, no, dimmi se anche tu hai avuto poi la stessa sensazione, è che oggi ovviamente il problema principale di cui risentono investitori, aziende, imprenditori o altro, è il problema della liquidità, ossia, essendoci incertezza, in tutti i periodi di incertezza storici che ci sono stati a partire dalla guerra, si cerca di mantenere la liquidità nelle proprie casse, perché quello che viene a mancare essenzialmente è proprio quello, il cash. E aziende che appunto vanno diciamo in mancanza di liquidità, e soprattutto le start-up. Ho letto l'altro giorno un report che dice che se continua così il 60% delle start-up
potrebbe chiudere proprio per crisi di liquidità. Pensate che vuol dire il 60%, è tutto l'ecosistema nostro. Quindi, in virtù di ciò, io che ho ovviamente seguo tante startup, pensate, ne abbiamo seguite precisamente 202 da settembre 2018 a oggi, quindi stiamo parlando veramente di un numero elevato. Ci siamo resi conto che la liquidità è il problema principale di tutti. Essendo il problema principale, si è riversato anche sugli investitori. E quindi tanti investitori ci hanno rimandato proprio qualsiasi discorso, negoziazione o trattativa, perché preferiscono capire i mercati come riprenderanno, quali sono più maturi, come modificheranno i propri modelli di business in tantissime realtà, soprattutto nei settori più colpiti. Parliamo di food. E infatti molti sono spostati sul delivery, ma non si capisce se andrà o non andrà, in che termini, con quali miglioramenti o peggioramenti sui modelli di business. Il travel, altro settore pazzescamente danneggiato. Quindi ci sono dei settori che hanno avuto veramente degli impatti enormi. Ecco, volevo chiederti, questa evidenza, no, che io ho avuto da parte degli investitori che stanno trattenendo la liquidità e rimandando quasi tutti a un po' più avanti, cioè ti dicono guarda, aspettiamo di capire se il mercato va e se va ne riparliamo magari quest'estate. La stai vivendo anche tu o capita solamente a noi e a tutto il nostro network? Cioè è un qualcosa di consolidato in questi mesi? Allora, guarda, assolutamente sì, e ti dico però allo stesso modo che ci sono degli investitori che invece, devo dire furbamente, perché poi c'è anche da questo punto di vista una furbizia, nessuno gliela può negare, ci stanno un po' approfittando. Sì. E io so di investitori che sono andati dalle startup a dire, senti, facciamo una cosa, quant'è che valeva la tua startup? 10 milioni? E io ti do 100.000, facciamo che vale 3 milioni? E io ti do gli stessi 100.000. No, ne ho sentite anch'io, però questi, ecco, sono purtroppo veramente... dei casi cioè, che vanno indicati e che veramente non hanno, cioè soprattutto sfruttare, no, chi ha bisogno in questo periodo non è corretto, per cui anzi bisognerebbe proprio denunciare questi casi. Questa cosa che dici tu c'è assolutamente, cioè purtroppo un po' di freno dal punto di vista, diciamo, però sai, l'equity vive meno queste dinamiche proprio perché sono piccole cifre. Cioè, nel senso, se tu mi parli del venture capital, che cioè per assurdo è più probabile che si fermi il venture capital. I venture sono tutti fermi, sì. Cioè, apparentemente abbiamo avuto 2 round in 2 mesi, cioè roba, ne avevamo 4-5 al mese fino a febbraio, quindi esatto. Assolutamente, quelli sono tutti congelati. Hanno una governance più complessa, cioè il piccolo investitore che tutto sommato aveva deciso di investire 500 euro e che magari... non è che ha grandi patrimoni, ma ha 50.000 euro in banca, 500 euro che dà una startup. Anzi, se devo dirla tutta, un bravo piccolo investitore in questo momento sa che quei 500 euro hanno un valore ancora più grande e soprattutto proprio se alcune startup muoiono, cioè se il mercato si apre un po'. Ti faccio l'esempio del turismo. Se io fossi oggi un investitore del settore turismo e ci fosse una startup interessante che ha un modello di business interessante, ho visto c'è una domanda, infatti. Sì, la leggiamo. Sì. Se vedessi una startup del turismo con un modello di business interessante, io probabilmente oggi più che mai investirei. Perché direi 100 startup, 90 moriranno perché il settore è in crisi, però magari ce ne sono 10 di cui 3 sono veramente interessanti e quindi probabilmente interessanti. Guarda, anche noi di Connectia, che ovviamente abbiamo un portfolio, facciamo investimenti proprio... In queste settimane stiamo facendo un piccolo investimento su una startup e stiamo aspettando appunto la riapertura del notaio per fare l'atto, quindi assolutamente dove si trovano comunque talenti o altro è bene continuare, io la penso come te assolutamente. Peraltro ecco, Rosario ci fa una domanda molto interessante, dice appunto conferma che bisogna assolutamente denunciare situazioni come quelle che abbiamo, che ci hai raccontato. Però dice una cosa giusta, cioè bisogna mettere a punto anche dei criteri di valutazione più oggettivi delle startup, no? Che è un problema che riscontriamo un po' in tutte le piattaforme, se ne parla in continuazione. Abbiamo anche dei giornalisti, no? Che hanno cominciato da un annetto circa, almeno un paio ne conosco, a prendere di mira, no? L'overfunding, le sopravvalutazioni, e questo per evitare appunto, come dice lui, l'aleatorietà delle valutazioni degli investitori. Che possiamo raccontare a Rosario in questa situazione? È un argomento che mi, diciamo, non ci siamo organizzati con Rosario, però mi invita a nozze, nel senso che qualche mese fa ho scritto un articolo anche abbastanza complesso che mi ha richiesto molto studio su quello sulla pre-money valuation.
Esatto, L'ho esatto. letto, bellissimo. No, sai, è stato faticoso perché io non sono un Molto economista. bello. Ma Raccontavi guarda, tutti i io. metodi, mi è piaciuto molto. Ma perché non essendo un economista, mi sono detto, cioè ho cercato proprio di capire intanto quali fossero i metodi esistenti. E i metodi, diciamo, sono da un lato abbastanza chiari, sono metodi scientifici che riguardano i flussi di cassa, diciamo, prospettici, oppure Il DSO, il DSF. ci sono quei 3-4 metodi che hai letto lì. Il tema è che uno, diciamo, alle start-up diventa complicato. Diciamo, utilizzare uno qualunque di quei metodi perché non hanno né storia, né abbiamo certezze sul futuro, né hanno un bilancio consolidato, magari ne hanno, ne cioè le startup più avanti ne possono avere uno, ma non certamente ne possono avere tre per fare un discounted cash flow, cioè quale che sia il metodo sulle startup è molto complicato. E infatti mi è molto piaciuta questa esperienza che è ancora una tesi dei ragazzi napoletani della Federico II, che hanno fatto un metodo di valutazione per le startup, frutto di tipo 100 interviste a venture capital, business angel, proprietari di piattaforme, per cui loro uniscono i metodi tradizionali con una sorta di matrice dove dentro, per esempio, ci sono cose molto pratiche, tipo il team. Loro hanno preso in esame la motivazione del team, la completezza del team, che significa un team dove dentro ci sono tutte le figure necessarie e un team che probabilmente riuscirà di più ad andare avanti Ovvio. rispetto a un team dove non c'è un programmatore. Anche se poi ci sono sempre casi e casi. Noi, per esempio, nel 2019 abbiamo avuto iRealtors, la startup di Federico Pagliuca, che abbiamo seguito. Lui è arrivato da solo. Siamo arrivati all'exit in un anno, cioè lui con noi ha fatto il percorso, è arrivato a fare un exit, fatto appunto l'estate scorsa, è partito e è arrivato all'exit da solo. Quindi c'è sempre comunque caso e caso, però ovviamente hai più possibilità se è un team completo, quindi assolutamente Anzi, guarda, d'accordo. se vuoi ti dico il caso completamente contrario, che è quello lì che qualche giorno fa ho intervistato la founder di ProntoPro e mi ha detto che praticamente loro non avevano capito un cavolo, cioè non avevano un programmatore nel loro staff. E ProntoPro è una piattaforma che è tutta programmata, non è che è fatta su WordPress. Voglia. Per esempio, in quel caso loro sono stati bravi pur non avendo, diciamo, Esatto, quello dico, ci sono casi e casi, ne abbiamo appena raccontati due che non avevi un team completo, ma che sono arrivati a fare ProntoPro, insomma sappiamo che numeri sta facendo, Federico ha fatto un exit, quindi vuol dire che comunque le capacità, anche se sei da solo, il progetto vale e tu sei in grado di coordinare anche risorse esterne, alla fine arrivi al risultato. Tanto quello che fa la differenza è sempre la capacità di execution. Quando è quella, una buona idea la porti comunque a termine. Allora ci dice poi Rosario, vi dirò di più, secondo me i criteri di valutazione dell'equity crowdfunding potrebbero essere esportati anche per altre modalità di investimento nel startup. Sto facendo fare una tesi proprio su questo tema. Peraltro anch'io ho fatto l'altro giorno, ieri precisamente, un webinar, cioè un webinar, in realtà era un video di quelle mie pillole che mando sempre in giro, che sono anche su Italo, sui treni tutte le mattine, proprio sulle modalità, diciamo, le metodologie di valutazione pre-money delle startup, quindi il discount cash flow, metodo dei multipli, insomma, le ho raccontate un pochino tutte, anche quella dei comparable, eccetera, eccetera. La chat si può mettere un PDF, no? Dove? Nella chat no. No, però io manderò poi, come facciamo sempre, un'email a tutti coloro che si sono iscritti. Allora, ti mando con l'articolo, così. Bravissimo, e lo alleghiamo e lo rimandiamo a tutti, così Perfetto. possono leggerlo con piacere perché era veramente interessante. E ricordati, se me lo mandi, lo giriamo a tutti. Jenny invece ci chiede, ritengo di avere un bel progetto in ambito biotech. Se creo una startup con 1 euro di capitale sociale, avrò controindicazioni nei confronti degli investitori? Sì, nel senso che Assolutamente. allora intanto le startup con 1 euro sono startup che io non consiglio mai di fare, perché mi sono trovato con startup con un capitale sociale di 300 euro, bene, usciamo dal notaio, usciamo dal notaio, andiamo nel bar, diciamo bene, allora prendiamoci il caffè e paghiamolo con la carta aziendale, non si può fare perché il capitale sociale è 300 euro, cioè un primo fitto che dovete pagare, un qualsiasi acquisto, alla fine bisogna poi andare lì a fare un'immissione di capitale sociale con un altro atto.
Io quindi consiglio sempre di evitare i 300 euro, magari fare i classici 10.000, tanto se ne possono versare solo 2.500 e poi ve li potete anche riprendere, perché poi di fatto il capitale sociale entra a far parte della liquidità aziendale. Le controindicazioni nei confronti degli investitori sì, nel senso che una startup che ha un euro di capitale sociale, beh, un investitore lo guarda, è un segnale. Avere il capitale sociale minimo dell'SRL di 10.000 è sicuramente una minima garanzia anche nei confronti, diciamo, degli investitori, secondo me. Assolutamente, peraltro anche a livello bancario, perché comunque con un euro la banca ti vede male. E poi secondo, quello che mi sono sentito dire più volte è: se non credi tu, founder, nella tua startup, non ci metti neanche tu un euro, figurati se ci posso credere io, che ti dovrei credere in quello che stai realizzando tu. Quindi tu devi dare il primo esempio, come mi sono creato le startup e magari si mettono degli emolumenti dal primo mese, no? Sui founder. Founder devono investire per primi, cioè per un anno, due anni. Anche su questo ho fatto proprio un articolo un mesetto fa, proprio spiegando quali fossero diciamo i compensi dei founder delle startup, e ho portato degli esempi di startup americane che dopo tre anni avevano ancora degli emolumenti molto molto bassi, e questo ha dato credito sempre più nei round successivi agli investitori, perché ha fatto vedere che i propri founder credevano più degli investitori stessi, rinunciando a dei compensi. Quindi è molto interessante anche questo. Allora, invece, Morenito ci chiede: un progetto in startup nel settore fintech con sottostante nel PLI che sviluppa tecnologie in criptovalute, se ne può parlare? Allora, se ne può senz'altro parlare. Ci sono alcune piattaforme che guardano con un pochino, diciamo, di sospetto, non mi viene il termine giusto, cioè nel senso che non guardano di buon occhio, ecco, temi come le criptovalute. Perché? Perché sono gli investitori che, diciamo, siccome è un settore molto liquido dove c'è comunque molta incertezza, come è vero questo, è anche vero che è stata fatta una campagna qualche mese fa che ha raccolto 700.000 euro, tra l'altro proprio su Mama Crowd, quindi comunque se ne può parlare. Secondo me, se un business è buono, o criptovalute o non criptovalute, la piattaforma lo valuta se è buono, quindi assolutamente sì. Bene, tra l'altro, bene. Domanda, ok, per gli investitori c'è differenza tra startup con società italiana o estera? Non solo c'è differenza, ma c'è di varie differenze, ve ne dico almeno tre. Prima differenza: società estera non può fare una campagna di crowdfunding in Italia a meno che non apra una partita IVA in Italia. Seconda differenza: società estera, se fa una campagna in Italia anche aprendo una partita IVA, non ottiene lo sgravio fiscale, perché è riservato alle startup innovative, PMI innovative italiane. Quindi queste sono le prime due. La terza, diciamo, differenza è che l'investitore guarda meno di buon occhio perché può controllare meno. Cioè, banalmente, anche fare una visura in Inghilterra è più complicato piuttosto che farla in Italia. Quindi queste, secondo me, sono le tre differenze. Esatto, concordo pienamente. Infatti, diciamo, da qualche anno, da quando è stato normato tutto il registro speciale, no? Per le startup innovative, cioè abbiamo agevolazioni, 40%, eccetera, eccetera, sia per soggetti giuridici che persone fisiche. Lo vogliono portare a 60? Come? Lo vogliono portare a 60? Ha sentito, speriamo. Ma comunque sono tante proposte in questo periodo che stanno ragionando, tra cui addirittura dei finanziamenti per le startup a fondo perduto. Non so se avete sentito, per cui abbiamo varie possibilità che si entreranno in campo, peraltro sono al vaglio del governo proprio in queste settimane. Quindi intanto aspettiamo con ansia il decreto maggio e vediamo che cosa uscirà fuori. Sperando che non diventi il decreto giugno. Anche perché deve uscire ad aprile, deve essere ad aprile, quindi chi ha le partite IVA sta appunto fermo a marzo. Sì. Quindi ci chiede: una società italiana può fare campagna all'estero? Sì, la risposta è sì. Assolutamente. Si può fare, per esempio, ci sono piattaforme, c'è una piattaforma danese, c'è una piattaforma inglese, Crowdcube, ci sono diverse piattaforme che accettano, perché ovviamente la legislazione, diciamo, quella anglosassone è molto molto più larga da questo punto di vista. Quindi sì, però sappiate che sono super competitive. Cioè lì, intanto, il livello, allora vi dico, io ho fatto delle call con Crowdcube e lì, se non hai in mano il 50-60% dell'investimento, non ti fanno proprio, ma con le lettere di intenti alla mano, non ti fanno proprio avviare. Senti, e peraltro, per andare invece, questa è un'altra domanda che ci fanno spesso, no? Quindi bene magari raccontarlo. Se uno dovesse fare una campagna su Crowdcube, su Indiegogo, su Kickstarter,
È possibile con una società italiana? Perché magari, ecco, raccontiamo, prima non era fattibile, magari su alcune piattaforme. Sì, allora, guarda, da un paio d'anni su Kickstarter è possibile. Esatto. Su Indiegogo è possibile. Tra l'altro su Indiegogo si può fare anche equity, perché hanno sia un reward che un equity. Hanno su Indiegogo aperto anche il discorso equity. Nata come reward, chiaramente, è stata sempre reward fino a poco tempo fa. Esatto. Però ti dico che la cosa più simpatica è che si possono fare le campagne, ma gli italiani che fanno le campagne su Kickstarter mettono che hanno la sede a San Francisco. Gli investitori americani, diciamo, che spesso sono anche nerd, cioè ragazzi che acquistano, sai, early adopter della tecnologia, si fidano molto di più di una startup che ha sede in Silicon Valley. È così, insomma, che ci piacciono. È vero. Bene, una startup, questa è una domanda di Tommaso, una startup, no scusatemi, di Valentino, una startup in fase pre-seed, come fa obiettivamente a determinare quanto capitale sociale da destinare per l'equity, per i crowdfunder e quanto per eventuali acceleratori consulenti? Allora, io farei questo ragionamento, e con te ce lo siamo già fatto. Sì. Fatto 100 il mio capitale, 100 significa 10.000, 1 milione o 100 milioni. Io devo decidere, diciamo, rispetto al round che affronto, se quel round sarà il mio unico round, e non sarà possibile, non è possibile che sarà non così. Saresti una startup. Esatto, esatto. Quindi il problema non è tanto in quel round, ma immaginarsi la situazione futura. Io faccio sempre l'esempio di Facebook perché è il più semplice, e cioè oggi Zuckerberg è quello che è perché ha avuto la capacità nel primo round di non svendere Facebook, altrimenti lui adesso avrebbe quello che ha avuto Yux, che ha venduto, per carità, ci ha ricavato qualche milione di euro, parecchi milioni di euro, 250 milioni di euro, però aveva il 2% di Yux, però gli è andata bene comunque, sono 250 milioni, non sono tanti, non sono proprio pochissimi. Però Zuckerberg è diverso, Zuckerberg oggi ha potuto donare il 99% dei proventi, pur rimanendo l'uomo più ricco del mondo, ora non perché l'obiettivo debba essere per forza quello, l'obiettivo è intanto tenere il controllo della startup, ma se tu ti prepari a fare 5 round, 6 round o 10 round, come ha fatto Instagram, se tu nel primo round hai ceduto il 30% e nel secondo round cedi un altro 20% e poi cedi un altro 30%, tu rimani col cerino in mano, rimani con nulla. Quindi la valutazione non è tanto quanto capitale sociale destinare all'equity, ma è quanto capitale io immagino di dare nei prossimi round. Per cui io consiglio di non andare oltre il 20-25%, a meno che non siano round molto significativi. Certo. E voglio dire, dare il 25% per 50.000 euro, sinceramente, piange il cuore. No, peraltro aggiungo anche una cosa. Perché abbiamo avuto startup completamente bloccate per questa ragione che appunto ho raccontato, che soprattutto per i primi round, cioè parliamo del seed round e del round A, se un investitore trova che i founder rischiano di perdere la maggioranza, non investono proprio, cioè ti bloccano proprio. Quindi la cap table, ossia la struttura societaria, quindi la suddivisione delle quote, è fondamentale in queste prime fasi, perché quando la governance è in mano ai founders, vuol dire che l'azienda continua ad andare con quella forma mentis, con quel driver che ha in mano il founder, e quindi riesce a portare avanti la startup con quelle linee guida e quell'execution. Quando passa in mano ai fondi la governance, cambia tutto, perché diventa non più un'azienda, diciamo, industriale con una crescita startup, è un'azienda molto lenta perché segue le dinamiche di fondi, quindi in assemblea soci, se oggi la fai in un giorno, nell'altro caso la fai in un mese, quindi tutto si rallenta e l'azienda si blocca. Questo ci è capitato già, per cui ve lo racconto proprio come dato di fatto. Senti, Tommaso ci dice: Tommaso, vai. Esatto, un progetto di startup sull'industria creativa, un progetto non solo di community online, ma anche di creazione di hub fisici. Questa fisicità, contatto umano, creazione concreta di un luogo di formazione, sviluppo e lavoro, in questo momento storico può essere interessante o sconsigliato per una campagna? Allora, guarda, ti dico un'altra campagna che stavo per fare, che non si farà più, che era per la creazione di un hub per i motociclisti. Lui non l'ha completamente annullato, l'ha intanto ridimensionato, per esempio ha eliminato la parte ristorante, perché immaginati partire con un hub fisico dove una parte degli proventi tu immagini di averla da un ristorante o da un bar, ovviamente prima di 6 mesi questa roba non parte. Quindi se l'hub fisico è essenziale per il tuo progetto, diciamo al di là di un aspetto più
se vogliamo, dico poetico, ma non mi diciamo, non mi mal intendere, va benissimo, io sono dalla parte della poesia. Quindi, se però questa fisicità è un elemento essenziale del progetto, faccio un esempio, uno spazio, non lo so, dove si suona, e quindi diventa, oppure dove devi far fare le prove ai musicisti, è chiaro che diventa essenziale. Magari si può ridimensionare a fronte di una parte che invece si investe di più sull'online. Quindi non dico, potrebbe essere interessante, cioè è chiaro che anche qui l'effetto resilienza, le persone potrebbero avere voglia di cercare ancora di più il contatto umano, magari non domani, ma fra 6 mesi, per Certo. cui perché no? Bene, grazie. Gianmarco invece ci chiede, per quanto riguarda invece campagne non aziendali, ad esempio una campagna che chiede contributi per un libro, che piattaforma possiamo consigliare? Ma guarda, ce ne sono diverse. Una molto carina che funziona per video, libri, per esempio Patreon. Non so se l'hai Sì, come no, assolutamente. Patreon è molto bella, molto interessante perché c'è una community lì pronta a investire su un tipo di progetti creativi. Ma banalmente potrebbe essere anche Apple, che è quella un po' più generalista, c'è cioè una piattaforma di E poi reward italiana, insomma, quindi italiana, esattamente, con cui insomma è anche abbastanza una delle facile. poche che fa poi reward in Italia. Ce n'erano diverse, in realtà se vedi ce ne sono, in questo periodo sono ritornate a galla tutti quelli che avevano, GoFundMe, poi c'è, come si chiama quell'altra, Ginger, sono tornati a galla, erano appunto, galleggiavano, ma stavano sotto con la testa che non sopra l'acqua, e sono tornati perché stanno facendo tutte le campagne sul Covid. Invece Apple ha sempre funzionato, sta Apple invece ha crescendo, sempre funzionato bella perché realtà. è una bella realtà e sono stati anche furbi, furbi nel senso positivo, nel senso che si sono accordati con sponsor come Poste Italiane, Heineken, Peroni, Sì, ma comunque. infatti hanno lavorato bene, hanno lavorato molto su B2B, insomma, hanno avuto un approccio che alla fine a medio-lungo sta funzionando. Esatto. Allora, invece Alberto ci chiede, in generale il consulente che segue la preparazione di campagna di crowdfunding viene pagato in base all'esito o con tariffa fissa? Allora, Bene, vai, inizia tu, guarda, tanto si lavora insieme quindi. il solito viene pagato con banconote di piccolo taglio, non segnate, possibilmente con i numeri cancellati, se possibile. No, allora viene pagato, diciamo, dipende dagli accordi che si prendono con i consulenti. C'è gente che prende una tariffa fissa indipendentemente dall'esito. Io personalmente, visto che la domanda alla fine non riesco a non rispondere in maniera anche, diciamo, personale, visto che lo sono, normalmente faccio un mix, cioè una parte magari di anticipazione anche di un po' di costi, perché tenete presente che una campagna per un crowdfunding che richiede un video, un pitch, una grafica, una parte social, l'avviamento dei canali, c'è tanto lavoro. Tendenzialmente io sono per dire una parte viene data all'inizio, una parte all'esito, magari anche con una parte di fee. E io personalmente faccio anche sempre degli investimenti nelle campagne che seguo, insomma, perché poi mi fa piacere anche un po' sostenere il Esatto. sistema. Sì, va, con Michele poi ne seguiamo, insomma, quindi confermo quello che ha detto. Lavoriamo sempre in questa modalità e poi spesso appunto si investe proprio anche in work for equity all'interno delle realtà, anche perché quando le seguiamo è perché ce le siamo scelte e ci piacciono. Se non crediamo non seguiamo tanto perché comunque poi magari no, non arriviamo al risultato né noi né voi, quindi non so, facciamo molta selection, insomma, nel scegliere chi seguire o meno. Allora, Emanuele ci dice invece, salve, un progetto crowdfunding per startup di imprese nel settore audiovisivo, basato sulla tecnologia virtual reality. Che piattaforme ci consigli? Quali sono le più adatte? Allora, se si tratta di, allora, siccome mi dici startup, ho l'impressione che tu parli di una cosa che ancora, diciamo, non esiste. Se non esiste, io consiglio o di lavorare un po' e poi andare sul crowdfunding, equity, oppure di tirare fuori un prodotto e magari lanciarlo su una piattaforma come Kickstarter, che ti diventa un test per te per capire se quel prodotto funziona. Un test per poi andare sull'equity crowdfunding perché hai già un po' di traction che non è data dalle vendite, ma da quello che sei riuscito a raccogliere sulla piattaforma di reward. Virtual reality, quello che ti posso dire, sta diventando un argomento abbastanza mainstream, ma secondo me, siccome ancora non lo è, bisogna andare su roba, diciamo, più anglosassone. Se parliamo di reward, è un mondo che devi andare a beccare. C'è una community che vai a trovare in Italia, non la trovi. Trovi troppo pochi iscritti a Kickstarter, devi andare su Inghilterra, paesi nordici, e America, America, America.
Stati Uniti. Assolutamente, assolutamente. Condivido con te. Bene, intanto vedo che abbiamo esaurito il nostro tempo, che avevamo mezz'ora e siamo... Il webinar si autodistruggerà fra... tra 10 secondi. No, a parte gli scherzi, tanto veramente grazie Michele, sei stato come al solito super esaustivo e hai risposto a tutti i quesiti. Non so se ragazzi avete qualche altra domanda, altrimenti liberiamo Michele e torniamo tutti al lavoro, anche perché noi abbiamo ancora una giornata lunga. Almeno altre 3 ore, dai. Sì, dai, idem. Bene, vedo che non ci sono altre domande. Allora, guardate, intanto vi giro come al solito un'email di recap di tutto che ci siamo detti con sia la videoregistrazione del video, sia il link all'articolo di Michele che è molto utile. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, grazie a te Michele, è sempre un onore averti con noi e a presto. A presto. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.